Hello, sono TheDuelist92 e oggi vi porto la parte 2 di Bundlebarn. Oggi voglio fare un piccolo esperimento, dato che le partite con questo mazzo sono molto veloci, voglio cercare di tenere la parte 2 relativamente corta, facendoci comunque entrare una quantità decente di gameplay. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione troverete il link alla parte 1, se ve la foste persa, con l'analisi. Troverete la lista del mazzo, il timestamp dei gameplay per questo video, se voleste saltare la mini guida al mulligan e la guida ai matchup negativi, e troverete link utili come il mio Twitch e il mio Discord. Ora, parliamo velocemente del mulligan. Non c'è moltissimo da dire, anche perché buona parte l'ho già detta ieri nella parte 1. Questo mazzo concettualmente vuole tenere più costi 1 possibile, come qualunque aggro, per la curva dei sogni, che è costo 1 into doppio costo 1. Quindi avere triplo costo 1 in mano alla fine del mulligan è l'ideale. Per questo giochiamo 11 costi 1 e terremo tutti i costi 1 possibili in mano. Nel caso improbabile in cui vi troverete 4 costi 1 nella prima mano, siete autorizzati a buttarne via 1, insomma. Dopo tenere tutti i costi 1 che abbiamo, che è la cosa di base, Stone Stackers è la priorità immediatamente successiva nel Mulligan. È il nostro turno 2 migliore che non sia doppio costo 1, perché ha un attacco decente, ma soprattutto ha impact e con buona salute. Vuol dire che non è difficile che triggeri impact 2 volte, oppure che attacchi, triggeri impact e poi che lo possiamo usare per bloccare. In genere è una carta che ci dà parecchio danno e ha anche abbastanza value. Leggermente peggio dello Stone Stacker c'è Legion Grenadier. Il problema di questa carta è che spesso e volentieri verrà bloccato da un costo 1, dato che ha 2 di attacco, morirà, farà un danno al Nexus, l'avversario è contento di aver bloccato, fine. Per finire abbiamo Ziggs. Ziggs è decente da tenere nel Mulligan, ma date sempre la priorità ai turni 1 e turno 2. Turni 1 e 2 per un aggro sono la cosa più importante del game. Quindi tenete Ziggs solo se avete un turno 1 e 2 già bello sicuro. Se avete ad esempio un costo 1 e uno Stone Stacker, potete tenere Ziggs. Se avete triplo costo 1, potete tenere Ziggs. Addirittura è molto rischioso, ma potreste tenere Ziggs per esempio con Stone Stacker e sperare che nelle altre 2 carte pescherete un costo 1. Dipende da quanto vi sentite rischiosi, cioè da quanto rischio volete prendere in quello specifico matchup. C'è da dire una particolarità di Ziggs, che contro mazzi che giocano carte ad area, quindi Avalanche, quindi Withering Wail, cose simili, Ziggs è molto forte perché ovviamente ha i suoi 4 di vita. Discorso simile va fatto per Stone Stackers. Per il resto, niente da tenere nel Mulligan. Conkologo non è la giocata peggiore del mondo a turno 2, ma sicuramente non lo vuoi tenere. Imperial Demolitionist è praticamente la giocata peggiore del mondo a turno 2. Narr e Tynhydactyl, nonostante non sembrino tanto pesanti, sono veramente il nostro endgame e il mazzo vuole avere turno 1 e 2 migliori possibili, quindi non li teniamo mai. All'inizio, giocando questo mazzo, ho cercato spot in cui avesse senso tenere Tynhydactyl oppure Narr. Non esistono, a meno che non hai letteralmente in mano triplo costo 1, tra cui Inventive Chemist, forse lì puoi tenere Tynhydactyl, ma anche lì è un po' un rischio. E per finire, le spell non le terremo mai. Non credo esista un singolo matchup in cui ha senso tenerle, a parte Noxian Fervor, che potrebbe avere senso con una mano perfetta, quindi per dire triplo costo 1, contro alcuni mazzi Shadow Isles poco giocati, magari dei super controlloni che non esistono veramente, che magari giocano Grasp. E questa è la guida al Mulligan. Qualche altra minuzia forse c'è da dirla, ma sinceramente spenderei troppo tempo e questo è 99% di quello che c'è da dire sul Mulligan. Quindi, passiamo ai matchup negativi. Ho listato alcuni dei matchup negativi, alcuni li ho proprio saltati perché o sono poco giocati o richiedono un giocatore abbastanza bravo per effettivamente essere matchup molto negativi. Esempio migliore è Lee Sin. Un bravo giocatore di Lee Sin distrugge Bundlebarn in buona parte dei suoi game. Ma per trovare un bravo giocatore di Lee Sin, insomma, non è facilissimo ed è un mazzo comunque abbastanza poco giocato ora come ora. Quindi ho preferito skipparlo. Un altro mazzo molto raro, ma che countera veramente, veramente tanto Bundlebarn, che non ho aggiunto in questa lista, è Udyr. Bundle Udyr, quindi Narr Udyr, è veramente un matchup ingiocabile. L'ho trovato in ladder, mi sembra ho giocato contro 2 volte Exo di fila.
e poi un altro paio di volte contro altri player che giocavano la stessa lista, il mazzo non fa respirare Bundlebarn. Penso che ci sia tipo 20% di win rate contro quel mazzo. Ma è un mazzo molto molto poco giocabile che praticamente esiste solo per counterare Bundlebarn, quindi non ve ne dovreste preoccupare. Parliamo invece di mazzi un po' più comuni. Iniziamo con mazzi Galio. Qui ho listato forse uno dei mazzi più comuni con Galio che potete trovare in ladder. Il matchup non è molto negativo, ma comunque non è piacevole. Il problema di questo mazzo è che dopo il turno 1 sarà molto difficile far passare danno in battaglia. Le unità formidabili hanno un sacco di salute e traddano molto bene. Per esempio, Petrified Broadwing a turno 2 può traddare up su qualunque cosa. E grazie ai buff di salute a basso costo, praticamente passeranno 2-3 danni in battaglia e basta. Tutto il game. Se il mazzo Galio pesca bene. Il che vuol dire che in media, diciamo che passano 5-6 danni in battaglia in tutto il game, dovrei fare 14 danni da effetto, che sono troppi. Inoltre gioca Tavern Keeper per curarsi, gioca anche Troll Chant per negarti l'impact, per esempio sullo Stonestacker, è veramente un brutto matchup. Vulpine Wanderer che ti genera la Ramstance, quindi non puoi neanche andare troppo troppo wide, e non è un matchup piacevole. Non è impossibile da vincere, ma sicuramente non lo raccomando. Parliamo velocemente anche di Darkness. Darkness è forse il control più forte contro Bundlebarn. Il matchup non è super negativo, è assolutamente vincibile, dipende da quanto pesca bene Bundlebarn e da quanto pesca bene Darkness soprattutto. Però comunque è molto scomodo, soprattutto se il Darkness in questione dovesse iniziare a giocare carte come Goard, ma anche con i Groupshot il matchup diventa abbastanza duro. In genere Vilefist è uno dei più grossi counter a un mazzo come Bundlebarn, quindi capito. Non ho listato altri control, perché con altri control tipo Anivia, tipo Field Rush, tipo control strani con Gnar, tipo Kindred Viego, i discorsi sono sempre gli stessi. Dipende da quanto pesca bene il control, da quanti tool anti-aggro pesca. Spesso e volentieri l'aggro in quei matchup non ha agency, cioè lo decide il control chi vince quel matchup. Non è buono per Bundlebarn, ma sicuramente non è il matchup peggiore. Cioè ce ne sono di peggio, li discutiamo tra poco. Per finire abbiamo Yordle in Arms Elusive, quindi Fitz'Gnar, Fitz'Lulu e Akshan Papercraft OTK, quindi Akshan'Gnar. Questi due mazzi sono abbastanza negativi, anche qui il matchup non è terribile, ingiocabile, però è sicuramente brutto, un po' come il matchup contro Galio. Il problema di entrambi questi mazzi, sono abbastanza simili, è che giocano abbastanza early game per arginarci completamente. E hanno una win condition pulita a turno 5, turno 6. Quindi non possiamo neanche troppo sederci sugli allori e giocare di slow burn. Cioè, ci battono, ci tengono su terreno, quindi il terreno andrà pari, non faremo molto danno in battaglia. E poi ci distruggono la faccia, magari turno 6, turno 7, mentre hanno ancora abbastanza salute per salvarsi. Inoltre hanno vari tool molto comodi contro di noi. La lista con Shurima, per esempio, andrà a giocare Rite of Negation per fermare le Decimate, e giocherà Wallop per fermarci Gnar. Yordle in Arms giocherà un sacco di Elusive, quindi il chip damage passa e poi basta uno Yordle in Arms o anche un terreno molto largo per chiudere la partita. In genere il matchup è negativo, non è orribile. Il matchup peggiori che ho trovato in ladder finora sono Tempo de Macha, quindi Scout, ma soprattutto Fe Tristana. Scout, e il problema è lo stesso che ho appena discusso con Akshan OTK o con Elusive Yordle in Arms, solo che qui la situazione è ancora peggio. Il mazzo è abbastanza forte early game da non farsi uccidere in fretta, perderà magari quei 10 HP, ma ci supera sul terreno, soprattutto Fe Tristana, e poi chiuderanno molto molto velocemente. Spesso e volentieri con questi mazzi, se questi mazzi partono molto bene, è capace che il terreno non ne abbiamo mai il controllo noi. Cioè dal turno 2 perdiamo il controllo sul terreno con Bundlebarn, quindi al massimo abbiamo fatto 3 danni, e poi non lo riprendiamo più. Quindi dobbiamo fare tutto, dobbiamo fargli 17 HP di danno da effetto, perché danni in battaglia non passeranno più, e dobbiamo farglielo in massimo entro turno 6, perché sennò siamo morti. Non è fattibile. Quindi, a conti fatti, direi che Fe Tristana e Scout, ma soprattutto Fe Tristana, sono i matchup peggiori che
che possiamo trovare con bundle barne che sono abbastanza popolari in ladder ora come ora. Infatti, parentesi, se il meta dovesse essere in un punto, o al vostro elo, magari tra qualche giorno, il meta fosse a un punto in cui Fae Tristana, Demacia e Scout fossero super popolari, vi consiglio caldamente di non giocare Bundle Barn, perché è veramente impossibile. Va bene, passiamo al gameplay. Purtroppo più il meta si è sviluppato, più counter a un mazzo come Bundle Barn sono usciti. Al punto che quando ho iniziato a giocarlo non c'erano molti counter in ladder, i counter erano molto specifici. Adesso i counter sono venuti tutti fuori, quindi un po' una travestia. Siamo contro Scout. Contro Scout la situazione è abbastanza disperata. Cerchiamo i costi 1. Ho considerato di tenere Stone Stacker, ma il matchup è abbastanza negativo e mi serve la partenza forte. Non ho trovato il costo 1, non ho trovato neanche il costo 2. Direi che è... fuck. È un po' rovinata sta partita. Ora, lui mi cala il Broadwing, io potrei calare con Cologo, ma, cioè, lo perderei da Broadwing e prenderei comunque due danni face. A questo punto gli uccido il Fleet Feather Tracker. Non è mai bello quando dobbiamo usare le nostre spell per uccidere unit. Però purtroppo siamo in questa situazione ormai. Non possiamo farci granché. Questa Inventive Chemist è fin troppo fuori curva. Non riusciremo mai a flippare Tinidactyl a 4. Dovremo flipparla a 5. Speriamo che lì non me la andrà a contestare. Qui devo attaccare? Lo so che se ha Sharp 7 è la fine proprio. Però non sono in una posizione da potermi permettere di aspettare, insomma. Cioè, non mi posso proprio permettere di giocare intorno a niente a questo punto. Se qui avessi passato, cioè, sarebbe finita la partita. A questo punto prendo il rischio. Qui la cosa più saggia da fare probabilmente è fare Chemist. Tengo sotto controllo Broadwing. Into maybe Concologist. Oppure potrei giocare Concologist diretto. Se devo giocare Chemist Concologist è sempre meglio giocare prima il Concologo. Trinket Trade è un pochino un meme, però per quanto è lenta la mano potrebbe quasi essere viabile. Oppure Salt and Stitches. Generalmente Salt and Stitches è buono. Non vinceremo mai giocando la partita lenta, quindi cerchiamo di mettergli pressione. Attacco di sto coso, non lo posso mai fermare, non posso mai dirgli niente. Giochiamo Inventive Chemist. Questo turno ho il potenziale Gnar Attack, però troppe cose possono andare male. Se no posso andare in Open Attack con Salt and Stitches e poi cercare di livellare la Tinidactyl. Ziggs a questo punto non penso mi servirà a niente. Stone Stackers almeno costa un po' di meno, lo posso usare come Chum Blocker. Sì, mi dispiace ma Ziggs deve andare. Vediamo come va questo Open Attack. Lui, cioè, per carità, ha dei block super puliti, quindi la situazione non è buona, anzi. Riusciremo a livellare il Tinidactyl, è praticamente sicuro. Il problema è vedere se poi lo perdiamo il Tinidactyl. E probabilmente lo perdiamo perché se anche gioca solo For Demacia, il Valor già può killarlo, quindi. Ok, non mi piace per niente come stanno andando le cose, sarò proprio onesto. Potrei fare Demolitionist su Terror Dactyl, tanto a questo punto comunque con For Demacia me lo ammazza. Sì, a questo punto c'ho un blogger in più. Gioco intorno alla sua giocata più probabile, tanto Terror Dactyl, ripeto, non penso sopravvivere a questo turno. E questo è il problema di fondo, non riusciamo a... Ah, Lauren Bladekeeper. A lui non gioco mai intorno, perché non sono abituato al fatto che la gente lo giochi. Forse livellare Gnar questo turno potrebbe darmi qualche opzione. Anche lì, cioè,
quante opzioni mi può dare realisticamente parlando a livello arenar. Ovviamente non lo posso giocare adesso perché cioè, me lo tira col Valor, quindi. Andiamo a. Andiamo alla morte. Praticamente da una. Da una cosa, come si chiama? Siamo morti da una. Da una Sharpsight. Quindi se a Sharpsight sarò costretto a fare Noxian Fervor qui sopra, quindi non potrò manco calare in Ar. Vabbè, la partita è più che finita, direi. Vediamo cosa peschiamo. 14 danni impensabile che glieli faccio. Un arma, un flip. Sì, 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 ciao. Purtroppo il matchup va un po' a finire così. È vero che la nostra mano era orripilante questo game, non andrò a mentire, però... Il matchup, purtroppo, è quello che è. Andiamo alla prossima. Sinceramente questa è una delle parti più belle di giocare un aggro e penso il più grande fascino che c'è nel giocare un aggro, il fatto che le partite volano così in fretta. Non hai realisticamente troppo a cui pensare, puoi permetterti di stare abbastanza rilassato, le partite in media durano 5 minuti, quindi sei molto molto nel chilling. Siamo contro Draven Sion, non vedevo un Draven Sion da... boh, quanto tempo. Ma che sono ste mani oggi? Ma è dummato. Ok, no, nevermind, la mano è buona. Allora, qui c'è sempre il solito discorso. Qui ho pescato un Transform a turno 4. Che è l'unica cosa che mi fa voler giocare il Chemist, sinceramente. Toro Cannon, perfetto. Probabilmente farò degli errori grossolani in questo matchup perché non ricordo come giocare intorno a tutto quello che fa Draven Sion. Ormai è passato un po' di tempo. E anche Draven Rumble, cioè non l'ho beccato spesso in ladder, quindi non so bene come giocare neanche contro quello, però le basi le ricordo, insomma. Precious Spectre, lui probabilmente ci avranno giocato di Risen Rider qui. O Risen Rider o doppio costo 1. Annuncio con tristezza che sta vincendo lui la race. A questo punto giocare Ziggs non ha granché senso. Giocare Ziggs adesso vuol dire semplicemente perdere 3 mana dai suoi 2 mana e fare un danno face, quindi direi anche no. Inoltre gli do la possibilità di sviluppare altri blocker, quindi diciamo, concludendo niente. Qui è probabilmente Conchologist. Potrei giocare Ziggs, sono più stat, un block abbastanza good. Dato che non ha Draven a 3, Ziggs adesso non è male. Purtroppo Ziggs è una buona carta. È molto, molto grossa, molto aggressiva, ma tende a essere pesante se non la giochi esattamente a turno 3. Quindi spesso e volentieri quando ce l'ho cerco sempre di fittarla nel turno 3. Qui giocherò Gnar per tempo. So che aspettare lo rende più sicuro, ma mi sta mettendo una quantità abbastanza grossa di pressure contro. Quindi ho intenzione di giocarlo per tempo, Nar, e dire vabbè, prenditelo. Probabilmente ci bloccherò qualcosa, genererò pochi stick, il turno dopo attaccherà free e dopo sarà super vulnerabile. Però già mi ha dato abbastanza vantaggio così facendo. Qui può fare Ascia, Flame Chomper, tira il ragnetto. La nostra mano non ha molto da dire. Non sono riuscito a fargli molto danno in battaglia, che è un problema ovviamente. Ho Gnar che mi assicura una buona quantità di danno sul level up, quindi quello non è male. Ok. Questo attacco Gnar non può praticamente bloccare niente, perché se Gnar va a bloccare qualcosa qui muore gratis. E sinceramente non mi va di perdere un Gnar da una Urchin più un Ash. Blocchiamo così, evitiamogli le kill di Ash. Purtroppo non so se queste liste giocano Decimate o no, perché le liste con Rumble di solito giocano Decimate, le liste con Sion non la giocavano, non giocavano né Decimate né Fervor. Quindi non so se devo giocarci intorno, nel dubbio non ci gioco intorno.
semplice, pulito. Dice HP, se non gioca a Barn non è poco, cioè non è malissimo. Sion sarà sempre un problema se non trovo un modo di fermarlo col cancologo, quindi non mi preoccupo neanche di far essere efficiente Sion. Qui non ha senso che gioco niente prima dell'attacco, lui risponderà botta per botta. Posso prendere Draven, attaccare con Ziggs. Purtroppo in questo matchup l'agro praticamente è lui, quindi, cioè... Mystic Shot su Ziggs... Potrei lanciarglielo face col Fervor, però adesso non mi interessa tanto fargli danno. Mi interessa molto di più... controllare il terreno e metterlo, tra virgolette, sul mio stesso livello. Stress Defense è non ironicamente una carta molto forte. Face Sprout sarebbe broken se trovassi la melanzana, ma dato che non posso garantirlo, prendo Stress Defense e c'ho un turno di salvezza contro Sion praticamente. Non servirà esattamente buildare il terreno adesso, giochiamoci un Imperial Demolitionist. Tearguard la posso giocare dopo, con tutta la calma del mondo. A volte incontro altri mazzi aggressivi, e questo è praticamente, cioè è simile a un mazzo aggressivo. Prendere il ruolo del reactor e giocare più piano non è una giocata sbagliata. Concologo, Lightning Rush non è male, Ravenous Flock è sempre buono. Direi che Lightning Rush non è per niente male. Lightning Rush su Concologo che mi permette di rigiocarlo. Viene counterato da Mystic Shot. Ok. Ravenous Flock su Gnar. Qui potrei gioca di main questo Flock prima di tutto, quindi una lista abbastanza controllosa. Penso che questo Stress Defense possa quasi valere la pena. Potrebbe valere la pena anche salvarlo di Lightning Rush, il problema è che poi non flippa mai, quindi lo rigioco pari pari. Il problema è che se da stamano perdo Gnar, non posso fare molto. È strano, di solito non hai due modi per salvare Gnar con sto mazzo, quindi non sono neanche io sicuro su quello che dovrei fare. Stress Defense non è male, mi dà un attacco gratis con Gnar, una Pokestick, però poi perdo da Sion. Sono a 11 HP, difficilmente ci perdo questo turno da Sion. Lo devo lasciar morire. Siamo troppo vicini al turno in cui effettivamente me lo cala e non posso giocare Lightning Rush blind, potrebbe avere un altro Flock. O comunque c'è Lightning Rush e poi rigiocare Gnar il turno dopo è una giocata troppo lenta quando lui è il turno di Sion. Non potrò andare in open play il prossimo turno, insomma, sto dicendo quello. Preferisco che se adesso spende del mana faccio Lightning Rush su Concologo, gli ammazzo magari l'Arachnoid Sentry e poi attacco con tutto. Ok. Qui è full open attack. Ravenous Flock sul Concologo. Questo è il secondo Flock. Generalmente non ne giocano mai più di due. Posso permettermi il Lightning Rush. Se ha un Mystic Shot, meglio qui che sulla faccia in questo momento. Ovviamente non ha mai senso cercare di salvare il tizio, il rearguard. Stress Defense in questa situazione, nonostante cioè, sia ridicolo prendere Stress Defense con un contro, cioè con un mazzo del genere, in questa situazione mi salva un sacco di danni. Group Shot paradossalmente non è male, Trinket Trade neanche è male. Preferisco Trinket Trade. Ripeto, sto game sono tutte le stranezze del mondo. Trinket Trade la calo adesso, so quello che mi serve. E questo Noxian Fervor è più o meno esattamente quello che mi serve. Perché comunque dovrò vincere questo game di danni. Quindi il level up di Terror Dactyl lo porto a 7, il prossimo turno va a 6.
Oppure questo turno direttamente Decimate più Fervor. Ho finito la partita. Non ho assolutamente intenzione di far passare questi danni, perché se passano questi danni vado in range di Fervor, vado in range di Get Excited, e lui sicuramente Get Excited la gioca. Quindi in base a come gioca lui, se va in open attack è sempre stress defense. Potrei bloccare col Terror Dactyl. Bloccare col Terror Dactyl però significa che sia un procca. Potrei bloccare, e quindi alla lunga non mi conviene. Potrei farmi bloccare qui, prendere 3 danni. Ok, ha scelto morte lui. Sempre Decimate. Dicevo, potevo bloccare qui, prendere 3 danni, andare a 8. Una volta andato a 8, potevo, prima del suo attacco, potevo fare Decimate e poi Noxian Fervor. Oppure potevo fare Stress Defense e questo turno giocare Fervor. Insomma, c'erano un sacco di opzioni. Non ha senso perché lui resta una carta in mano. Con una carta non ha nessunissimo modo di fare 5 danni a Terror Dactyl. Faccio Fervor in risposta giusto per evitare un potenziale Fervor. Faccio Fervor in risposta giusto per evitare un potenziale Noxian Fervor. Ma è Ravenous Flock, vabbè, avete capito. Mi stavo impicciando con la lingua. In un'altra situazione, voglio spiegare quest'ultimo concetto. In un'altra situazione, soprattutto se Terror Dactyl avesse avuto 4 di vita, per esempio, base invece di 5, fare Fervor in risposta alla skill del ragno significa che lui non può fare Ravenous Flock in mano se ce l'ha. Sono riuscito a esprimere in frase di senso compiuto quello che cercavo di dire. Alla fine, ripeto, si tratta sempre di questa ottimizzazione, giocare intorno l'out più improbabile che abbia l'avversario. Tante vittorie col Barn le fai proprio con un mazzo aggressivo, le fai proprio così. Prossimo matchup, siamo contro Akshan Sivir. Akshan Sivir dovrebbe essere un matchup ok. Ziggs qui non è male. È un po' un rischio. Se non pesco una buona giocata a turno 2 mi pentirò tantissimo di questo Ziggs. Me ne sto iniziando a pentire. Basta uno Stone Stackers per rendermi felice, sinceramente. Stone Stackers, perfetto, sono felice. Treasure Seeker, noi giochiamoci la nostra Legion Saboteur. Questa è una di quelle situazioni strane in cui preferisco un danno alla sua faccia piuttosto che 2 danni alla mia. Per questo lascio passare. Questo mi apre la grande punizione di cosa, come si chiama? Di Breasteel Formation, di Breasteel Protector. Però in genere, ripeto, preferisco un danno alla sua faccia e 2 danni alla mia in questo matchup, in questa situazione. Che in questo matchup non importa quanta vita ho io, importa che lo killo velocemente perché sennò perdo. Qui Ziggs è sempre free. Non riesco a pensare a una combinazione di 2 carte, a meno che non gioca tipo la spell quella di Renekton, Ruthless Predator. Non riesco a pensare a un modo in cui mi punisce Ziggs. Se gioca Ruthless Predator, grande applauso perché a me quella carta piace un sacco. Però, tutto questo è un discorso a parte. L'attacco di Akshan qui, se decidesse di attaccare, non lo blocco mai. Per ovvi motivi. A gift for Renekton, che bello. Va bene. Peso 3 mana per 3 mana, Ziggs ha traddato even. A noi ce ne frega abbastanza poco. Nar qui non può mai entrare in campo, purtroppo. Deve sempre essere open attack. Sono molto fortunato ad aver pescato Tiny Dactyl, perché flippare Nar così sarebbe stato poco efficiente. Invece flippare il Tiny Dactyl funziona molto meglio. Non nasconderò che finora la partita non sta andando come dovrebbe, ma questa è una di quelle rare situazioni in cui mi sta quasi bene che il mio mazzo stia andando lentamente, perché è una mano piena di carte pesanti. Quindi non è che gli ho fatto 5 danni in 4 turni, però la mia mano è tutta roba da poco, capito? C'ho doppio Nar, c'ho Decimate, c'ho il peschino. Cioè i tool li ho in mano. Quindi se devo andare late game in un game, va bene che sia in questo. Ora lui non lo sa, ma io sono costretto a calare Nar praticamente questo turno. Non ho altre giocate vere, quindi se dovesse fare qualcosa di pazzo, tipo doppio Waking Sand, piangerei parecchio. Più gioco Nar. Allora, è vero come è vero che preferisco fare danno a lui piuttosto che ricevere danno io, però
È anche vero che questo block sul Vanguard Bruiser lo devo prendere sempre. Perché, cioè, prendiamo le cose troppo letterali. Non lo può salvare di... La spella umana. Mi sfugge il nome. Non lo può salvare di Shaped Stone. Ed è l'unico motivo per cui l'ho bloccato. Nar comunque flipperà. Abbiamo Wallop a disposizione. Siamo messi abbastanza bene. Nar. Questo attacco è praticamente sempre good. Ripeto, a sto punto non stiamo giocando troppo per il danno face. Se le avesse... Allora, c'è la possibilità di tirare con lui e Nar fare in media 5 danni, il che lo porta a 9. 9 con la mano che ho posso fargli 7, 8 con... in realtà forse potrei fare così, 8, 9 se blocca con lui. Decimit lo porta a 5. Imperial Demolitionist lo porta a 3. Questo lo porta a 2. Andiamo così. Action flipperà? Sì. Mi interessa? No, c'ho ancora 18 HP per bloccare. Non... proprio don't care. Tra l'altro ha deciso anche di non bloccare per motivi ignoti al genere umano. Se avesse bloccato avrei considerato seriamente Wallop su... su Treasure Seeker. Era un danno in più. Relic of Power, qui devo rispettare un attimo Concerted Strike. Quindi se gioco Demolitionist adesso potrebbe tirarmi Concerted Strike nei denti. In quel caso ho pochi stick per rispondere. Se ha anche Sharpsight, piango. È un rischio che mi voglio prendere adesso? Ho bisogno di prendermelo ora? Lui ha un mana in più di me, però anche la mano super larga. Passare adesso non mi sembra una buona idea. Decimate adesso mi sembra un'idea ok. Vorrei cercare di far entrare Demolitionist più prima che puoi. Però non voglio rischiare Concerted into buff qualunque. Che me lo fosci, che mi fascirebbe saggio a Pokestick, quindi evitiamo. Questo è un mazzo che non si cura, non ha nessun modo. Non credo che giochi Rite of Negation. Quindi non ha nessun modo per fermare danno, quindi lui è a 3 HP. Mi basta pescare un qualunque modo per fare del danno e lui muore. Nel frattempo lui fa... Non credo esista un universo in cui può apparecchiare la chiusura in open attack. Cioè anche se qui avesse Sivir, che penso sia il danno maggiore che può farmi comunque 4 di mana. Sivir non si avvicina neanche a chiudere la partita, quindi... Non è neanche vicino al level up, quindi... Con Coloco è del possibile danno. Il possibile danno ci piace. Allora, qui sono a rischio di... come si chiama? Qui sono a serio rischio di rally. Vorrei togliermi questa Pokestick dalla mano. Togliendomi questa... Allora, vediamo un po' quanto tempo ci mette Sivir a flippare. Sui primi due attacchi sicuramente non flippa. Mi tolgo Pokestick dalla mano, così ne genero un'altra. Posso giocare con Oncologist, lui giocherà il Rally. Io giocherò Demolitionist sul Rally, Pokestick e vinco la partita. Ta ta ta, il mana è contato, perfetto. Deve avere letteralmente Rally più single combat per fermarmi la chiusura. Che è meglio di prima Concerted Strike più un qualunque buff. E tra parentesi, con Oncologist può trovare anche del danno più efficiente. Tipo Electro Harpoon, che non è male. Electro Harpoon sono due danni sempre garantiti insieme al bastoncino. Ok. Non può neanche più counterarmi con single combat, quindi è proprio finita la partita. Ok. Target su un'unità, gli leviamo lui perché tanto whatever. A Pokestick la vede, lo sa che ha perso la partita. Ah, che bello. Aggiriamo tutti i possibili counter, let's go.
Ci faccio entrare un ultimo game. Nah, direi che ho giocato il mazzo già abbastanza. E questo era Bundlebarn, uno dei mazzi più popolari, anche più fastidiosi nel meta dall'uscita di Aquarius Journey. Ho deciso di coprire questo mazzo, ho discusso un po' nei commenti della parte 1 il perché ho deciso di coprire questo mazzo, ma in genere voglio anche accennarlo adesso. Ho deciso di parlare di Bundlebarn perché è un archetipo che esiste già da un po', per un po' di tempo è stato meta, poi è stato nerfato, non è stato più giocabile, adesso è di nuovo molto forte. È un mazzo che non ho mai coperto sul canale, quindi sì, mi sentivo in dovere di portarlo. Inoltre ho giocato molti pochi aggro puri sul canale, non sono, cioè veramente... L'ultimo aggro puro che ho giocato è stato non so quanto tempo fa, quindi ogni tanto mi sento un po' di doverne portare uno. Detto questo, non voglio ripeterlo tutti i video, anche perché è incredibilmente ripetitivo e anche un po' patetico da parte mia, ma vi faccio presente che anche un piccolo sostegno come un subscribe, un like, fa veramente molto per aiutarmi, più che altro fa veramente molto per motivarmi ad andare avanti col canale. E vi ricordo che qualsiasi cosa voleste scrivere nei commenti, consigli, domande, qualsiasi cosa, leggo tutti i commenti, rispondo a tutte le domande. Inoltre ogni commento aiuta il canale, ovviamente c'è anche questo. Quindi spero nel vostro supporto, se il contenuto vi è piaciuto, dimostratelo a YouTube e dimostratelo anche a me. Va bene, The Duelist 92 vi saluta. Ci becchiamo al prossimo video che sarà o un'altra analisi gameplay o direttamente la tier list dei campioni. Bye bye!